Buonasera, bentrovati, buonasera agli amici che ci seguono in televisione su Etna Channel, canale 199 del Digitale Terrestre. Ogni lunedì sera in prima serata sala stampa, eccezionalmente in questo appuntamento post-pasquale di martedì sera. Grazie dunque a tutti coloro che ci seguono in TV, ma anche a coloro che interagiscono con noi attraverso i social, attraverso la pagina Facebook di Secrepress e di Sala Stampa, oltre che sul canale YouTube. Bentrovati ai nostri ospiti che avete già visto inquadrati, grazie a Lucy Gullotta in scrittura di regia. Ben trovato, perché è stato già il nostro ospite, seppur in collegamento, Marco Sciuto, giornalista, collega. Ciao Marco, benvenuto, Buonasera, buonasera. buonasera a tutti voi. E buonasera, anche per lui è un rientro a sala stampa dopo un lungo periodo di riflessione e di scrittura, vi diremo perché di scrittura. Salvo Pappalardo, giornalista, nonché opinionista e scrittore. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per l'invito. Oh, dunque, sicuramente argomenti che riguardano il calcio in questo primo segmento di trasmissione. Proviamo a essere succinti, a essere concreti. Insomma, Certo. siamo quasi a metà settimana. Evidentemente quello che ci siamo lasciati la settimana scorsa alle spalle è ormai archiviato, o quasi, ma inevitabilmente dobbiamo tornare a parlare dei temi che riguardano il calcio giocato, nel caso specifico il derby Acireale-Catania. Ma prima però vorrei andare a vedere i risultati della Serie C, perché è stato un fine settimana un po' particolare, si è giocato di giovedì, poi si è giocato di sabato, insomma è qualcuno tra una colomba e un uovo, è un augurio, e la gita fuori porta, si è perso un po' qualcosa. Allora cominciamo dalla Serie C con questi risultati, così proviamo anche a far venire l'acquolina in bocca ai tifosi del Catania, perché l'anno prossimo il Catania, prossima stagione, tra 4 mesi, insomma, comincerà la nuova stagione del campionato di Serie C. Avellino Turris 0-1, il Crotone clamorosamente perde in casa col Cerignola 1-0, Foggia Giuliano 3-0, Juve Stabia Fidelis Andria 1-1, Latina Gelbison 2-0, Picerno Messina 0-0, il Monopoli ha vinto a Potenza 2-1, il Taranto ha battuto il Pescara 3-0, vittoria del già promosso Catanzaro sul campo del Francavilla per 4-2 e vittoria del Monterosi Tuscia sul campo della Viterbese, Gran Derby peraltro a Viterbo per 1-0. E vediamo i riflessi della classifica per quel che riguarda la Serie C. A 2 giornate dal termine della regular season, guardate, il Catanzaro potrebbe sfiorare quota 100 perché appunto ha 93 punti, roba insomma da stropicciarsi gli occhi. I tifosi del Catania guardano al Catanzaro perché sperano di poter ritrovarsi da quelle parti tra pochi mesi. Il Catanzaro ha dominato questo campionato in lungo e in largo. Guardate che vantaggio, davvero assurdo. Siamo sui 19 punti, mi pare, no? Siamo Sì, lì. Siamo a 19 siamo punti di 19 punti di vantaggio, vantaggio. incredibile. Allora, Catanzaro 93 punti, poi Crotone 74, Foggia 58, Pescara 57. Sembrano tre campionati, quello del Catanzaro, quello del Vero? Crotone e poi c'è un altro campionato Incredibile. dal Foggia in giù. E allora, dicevamo, Catanzaro 93, Crotone 74, Foggia 58, Pescara 57, Picerno e Cerignola 56, Monopoli 51, Latina e ancora Potenza 46, chiudono la zona playoff, ricordiamo fino al decimo posto, Francavilla e Juve Stabia. Poi Taranto 44, Avellino e Giuliano 43 e poi comincia la zona pericolo, la zona playout, Turris 40, Tuscia 38, Messina 37, Gelbison 36, Viterbese e Andria 30. Ricordiamo, l'ultima retrocede direttamente in Serie D e le altre 4, in questo caso Viterbese, Gelbison, Messina e Tuscia, andrebbero ai playout con 2 squadre salve e 2 da retrocedere. Vediamo il prossimo turno, così completiamo l'informazione. Domenica 16 aprile, Cerignola Latina, siamo al penultimo turno. Catanzaro Foggia, Andria Avellino, Gelbison Crotone, Giuliano Potenza, Messina Juve Stabia, Monterosi Taranto, Pescara Monopoli, Tursi Viterbese e Francavilla a Picerno. Possiamo tornare sulla classifica. Salvo Pappalardo, facciamo i complimenti ad Ezio Raciti che aveva preso il Messina a dicembre, praticamente spacciato, ultimo e staccato dalle altre. E invece oggi il Messina comunque è dentro i playout matematicamente. Beh, non lo conosciamo da poco Ezio. Ezio è stato sempre un grandissimo allenatore. Io me lo ricordo addirittura quando allenavo il Palagonia, quasi 30 anni, 35 anni fa. È sempre stato un allenatore molto pacato, molto serio, che vedeva, riesce a vedere bene la La partita. sa leggere. Sa leggere la partita e sa fare le sostituzioni. Se vede un Caporione, un grande giocatore che non tocca palla, prende un ragazzo di 20 anni e lo butta in campo. Vede soprattutto la partita.
Ecco, questo è giusto ricordarlo. Però a Messina l'anno scorso salvò la squadra e il presidente Sciotto gli diede il ben servito. 3 mesi fa lo ha richiamato. Beh, allora ti racconto questa battuta perché io già lo sapevo da tempo. Quando fu la riconferma o nonno di Ezio Recite l'anno scorso, si disse, la parola esatta, aumentiamo lo step. Cioè, ma un allenatore si giudica aumentando lo step, e hanno chiamato Gaetano Auteri, ma non si giudica con lo step, devo vedere il lavoro che aveva fatto, andava confermato e forse oggi Messina sarebbe stato quinto, sesto o chissà dove. Insomma, comunque avrebbe già forse ottenuto la salvezza. Anche a Siracusa salvò la società azzurra, ma poi ci fu il fallimento, parlo di alcuni anni addietro, quindi su Ezio Raciti nessun dubbio sotto questo aspetto. E allora abbiamo visto, mancano 2 partite alla fine, 2 alla regular season, quindi il Messina peraltro ha queste 2 partite, una dentro e una fuori, e insomma dovrà cercare di ottenere il massimo, però insomma, perché l'ultima la gioca a Taranto. E non è facile, onestamente non è facile, non bisogna illudersi. Però io sono sicuro che il Messina farà di tutto per potersi salvare. Ma anche attraverso i play-out. Ma anche attraverso i play-out, però nella miglior condizione. Meglio essere quart'ultimo nella migliore condizione, perché ha già incontrato le altre squadre. Mi dai l'assist per chiedere a Marco Sciuto, se dovesse, facciamo gli scusi, retrocedere il Messina, dico, non sarà un altro Catania? Non sarà. Però sarebbe già una delle... Cioè, sarebbe una delle candidabili per il per salto. Risalire, per anche risalire. Se le squadre di Sciotto nei campionati di Serie D non è che hanno avuto sempre difficoltà, perché non li hanno vinti subito in prima battuta come hanno fatto le altre squadre, vedi Palermo, vedi lo stesso Bari. La squadra di Sciotto ha avuto sempre delle difficoltà a vincere il torneo. Una questione di investimenti, potremmo dire. Una questione di investimenti, ma a volte anche di squadre, perché quest'anno sinceramente il campionato di Serie D è un campionato molto livellato verso il basso. Perché sono 2 campionati in uno. Hanno 2 campionati in uno. Possiamo è molto dire. Più ridimensionato rispetto agli altri campionati. Però Manessia, che sì, che ha vinto il campionato di Serie D, come lo scorso anno per esempio si trova in Serie C, ora la Gelbison. La Gelbison si trova a lottare per evitare, cioè, appunto i play-out, la retrocessione. Sì. Nonostante diversi cambi, perché noi la Gelbison ha cambiato l'allenatore, poi è venuto un nostro ex, c'è stato anche il nostro ex De Sanso che poi è stato esonerato per poi richiamare nuovamente l'allenatore base Esposito, che mi sembra che sia Esposito, sì, ecco. L'allenatore è quello. E ora si trova in difficoltà perché ha perso diverse partite, anche lui impelagato nella lotta per evitare i play-out. Allora, mentre la nostra regia si fa vedere le immagini del derby tra Cireale e Catania, insomma, che sì. Si sarebbe dovuto giocare al Tupparello secondo l'amministrazione Alì, ma che invece si è giocato da Sant'Antonio, anche perché la Cireale sperava chiaramente in un incasso, in un buon importante. Incasso, certo, certo. Ecco, vedete, questo è l'impianto di AC Sant'Antonio. E ti chiedo, Marco, è stato un anno, diciamo, sprecato per il sistema calcio di Serie D, quello che è la massima espressione dilettantistica, o no, con la presenza di una schiacciasassi, di una superpotenza all'interno della Serie D come il Catania? Sì, assolutamente, questo è il ragionamento che facevamo inizialmente noi altri, ma anche in privato. Questo per me, per noi, per la Serie D è un anno sprecato. È un anno sprecato perché quando ci sono delle squadre di un blasone abbastanza importante come il Catania, come il Bari lo è stato, ci troviamo purtroppo nelle situazioni che molte squadre vanno a ridimensionarsi. Quando si trovano a ridimensionare, e anche notevolmente, perché poi c'era una squadra anche del calibro di Vibonese, dello stesso Trapani, che aveva fatto degli ottimi investimenti, della Lamezia Terme stesso, però poi alla fine hanno dovuto, a dicembre, vedendo appunto il vuoto che aveva lasciato una squadra come il Catania, che aveva comunque un organico anche fuori la categoria, oltre quella categoria, perché l'organico del Catania, non dimentichiamo, poteva disporre mister Ferraro di almeno 2-3 squadre titolari che avrebbero che sarebbero stati tutti giocatori allo stesso livello dei titolari stessi. Quindi quando ti trovi una formazione di questo genere, un trita sassi assoluto, è impossibile per tutte le altre squadre poter competere. Quindi anche la questione degli investimenti, perché molti a dicembre, vedendo com'era la situazione, quando si è riaperto il mercato... Si sono ridimensionati, perché vai a guardare i bilanci, oggi i bilanci sono importantissimi per un campionato
di salvezza, di transizione in Serie D, spendi comunque intorno al milione, 800.000 euro, un milione e qualcosa. Sì, eh? Sì, siamo lì sui 500, se vuoi stare tranquillo, sui 500, 800, siamo lì. Se sei fortunato, sei bravo anche. Esatto, e sei anche bravo. Esatto. Quindi quando si spende per 3, 4, 5 volte, vuol dire che vuoi stravincere il campionato, ma lo trovo anche troppo eccessivo. Ecco, Salvo Pappalardo, sugli investimenti, il Catania... Troppo forte, campionato che non è mai cominciato, un campionato che chiaramente non ha offerto degli spunti avvincenti, nel senso mi piace seguire questa lotta, perché il Catania è stato troppo forte dall'inizio. Al mio sommesso parere oserei dire che intanto il presidente è un australiano, tutto lo staff vengono fuori l'Europa, possono mai conoscere il campionato di Serie D? Non lo conosco, Antonello Lanelli. Certo, Antonello lo sapeva e per questo ha detto: intanto facciamo il massimo, andiamo al top, spendiamo quello che dobbiamo spendere e andiamo sul sicuro. Hanno chiamato Lanelli per questo, perché Lanelli conosce benissimo la categoria ed è stato un trionfo. Grella non lo sa che cos'era Serie D o Serie C. Grella è stato qui a Catania, addirittura osannato per Sant'Agata, cioè uno che viene qua osannato per la festa di Sant'Agata, Grella da qua, Grella e lo stesso Pellegra, i due grandi capi, uno che è sempre qua a Catania, ricordiamo che Grella è sempre a Catania, abita a Catania, vive a Catania, una vita, è stato un anno fuori da casa, mentre il presidente è andato, è venuto, ha cercato di collaborare con tutti. Di chi si doveva fidare? Dei Lanieri, perché Lanieri conosce la categoria. Ma c'è anche Luca Carro, il direttore generale. Sì, sicuramente, ma il punto è sempre lui. Noi Lanieri lo conosciamo almeno da 30 anni. Certo, comunque il Catania è andato sul sicuro. Sul sicuro. Ti chiedo adesso, facendo un po' di statistiche, che l'anno scorso in questo periodo il Catania era fallito. Non ecco. Esisteva più. E certo. Nel giro di un anno si ritrova nel punto in cui era. Benissimo. Cioè, però con una nuova società. Ma ricordiamoci sana. Perché è fallito il Catania? Perché c'erano 35 soci, 35, chi metteva 50.000, chi metteva 500.000, chi metteva 1 milione di euro. Ma che senso aveva? Non c'è stato un presidente. Allora, okay. All'epoca già prima bisognava cercare o il Manchester City o il Brighton o qualche altro dirigente. Vedi qual è l'errore? E l'errore, no? È questo. Scusami, l'errore è quello Nicolosi, il presidente Nicolosi, non si è mai visto allo stadio. Ma stiamo scherzando, allora, l'anno scorso non si è mai visto allo stadio. Okay. E quello è il passato e lo lasciamo perdere. Benissimo. Però tu stai parlando della Sigi. Sì. Non sì, parli né di Pulvirenti né di Lo Monaco. Ah, quello. Che invece hanno avuto un'amministrazione perfetta. No, ma fammi capire. Giustamente, cioè, bisogna guardare al passato. Sigi, io non difendo Sigi. Sigi ha fatto tantissimi errori. Ma Sigi arriva con un debito di 50 milioni di euro. Bravo, brevissimo. E le rate di Torre del Grifo non pagate. Allora, buona parte allora non pagate. Ricordiamoci. Quindi, no, perché siccome è facile parlare di calcio, di quelli. Giusto. Vedi come sei arrivato... Giusto. Alla situazione fallimentare, perché il Catania era fallito, sì. E Pellegrino e la ma io sono d'accordo con te, ma c'è stata una campagna, sì. Una campagna, sì. Informativa, una campagna di giornalisti. Manteniamo la matricola 11700, ma stiamo scherzando, ma neanche il Napoli c'ha più la matricola originale. Il Napoli è fallito con Ferlaino, si chiamava Napoli Sacciar. Ora c'è De Laurentiis e viene contestato pure De Laurentiis. Ma quanto valeva Massimino? Restiamo sui nostri temi. Allora, campionato di Serie D, che il Catania ha vinto a mani basse, meritatamente, eccetera, eccetera. Ma cosa rimane di questa vittoria? Al di là della festa tutta catanese, evidentemente, cosa rimane dal punto di vista tecnico-tattico? Perché sentendo Lanieri, sentendo Carra, sentendo anche Grella, insomma, saranno 7-8 quelli che verosimilmente saranno confermati. Vabbè, su questo sono d'accordo con te, è chiaro, la realtà è questa. Diceva Machiavelli, la verità è effettuale. Bisogna analizzare la situazione così com'è al 30 di giugno. 30 di giugno si siederanno tutti e diranno... Tu rimani, tu vai via, tu rimani, ma molti sono in prestito, li dovranno restituire tutti i giovani, moltissimi sono in prestito, torneranno a casa loro, non lo dimentichiamo, hanno pagato lo stipendio a questi ragazzi, i quali hanno fatto una grandissima esperienza, poi non lo so quali sono gli accordi tra il Catania Calcio e le altre società. Non vorrei che anche qualcuno si potrebbe incassare qualche euro, si potrebbe incassare. Questo noi non lo sappiamo, sono accordi fatti dalla società.
Ecco, Marco Sud, dal sì. punto di vista tecnico-tattico, questo campionato cosa ha detto? Insomma, al di là dello strapotere del Catania, fino a questo momento a 4 giornate dalla fine. Ma questo campionato, diciamo che ha detto che non c'è stato campionato, perché il Catania ha vinto a mani basse assoluto, assolutamente, meritatamente, perché... Mentre stanno scorrendo le immagini del derby della settimana scorsa. Esatto. Non ultimo appunto contro la Cireale, ha vinto perché ha uno strapotere, lo strapotere assoluto, nonostante squadre come il Lamezia, che dicevamo, come appunto il Trapani, come lo stesso Vibo, che avevano allestito degli organici di tutto rispetto, però non potevano assolutamente competere con lo stradominio del Catania. E questo campionato di Serie D ha fatto vedere anche che comunque, se si ci organizza bene, ci sono squadre che possono fare anche bene e benino, perché non dimentichiamo che ci sono seconda e terza in classifica, sono due squadre che sono il Locri e il Sant'Agata, che hanno speso proprio un quinto di quello che ha speso il Catania, verosimilmente è una cosa impressionante. La squadra di Leo Vanzetto, ex rossoazzurro, che ha mostrato anche un buon calcio, Santa Maria. Di Militello è stata la più bella squadra che abbia mai visto in questa Serie D. Santa Maria di Militello? Santa Maria. Del Cilento. Del Cilento. A mio avviso è stata una bella squadra. È l'unica squadra che ha battuto il Catania. Che ha battuto, ma ha giocato bene, ha fatto vedere che poteva essere battuto il Catania. Sono squadre che però il Santa Maria si trova in una situazione di classifica un po' deficitaria. Adesso andremo a vedere tra poco. Sì. È crollato. Cioè, io ho parlato appunto di queste due squadre perché sono due squadre che comunque hanno sorpreso. Hanno sorpreso il campionato, perché il Locri, che era neopromossa, non si ci aspettava nessuno che poteva fare un campionato d'avanguardia come quello che sta facendo. Invece con 3-4 acquisti mirati, mantenendo la stessa intagliatura della categoria, che è lo scampionato stravinto in eccellenza, si trovano adesso secondi in classifica. E se non c'era il Catania, chi lo sa, potevano anche mirare al salto. Ecco, Salvo, il Catania dunque sta già preparando la Serie C, anche se dovrà onorare le 4 partite che restano e soprattutto poi la pool scudetto, cui tengono particolarmente i tifosi, questa pool scudetto che si gioca con le vincitrici degli altri gironi e comunque lo scudetto nazionale della Serie B. Ti chiedo, in vista della prossima stagione, anche tu confermeresti 6-7, hai dei nomi inamovibili per il Catania in Serie C, oppure bisogna rifondare reparto per reparto, a tuo parere? Innanzitutto bisogna vedere se sarà confermato o meno Ferraro. Perché... Tu lo confermeresti? Ma ti dirò, da un punto di vista sì, però da altri punti di vista no. Perché... Ma qual è il punto di vista sì? Il punto sì, perché sa comunicare. Sta bene con i ragazzi, si promuove, sta sempre con loro, vive con loro, dal punto di vista psicologico sicuramente. Dal punto di vista tattico-tecnico è un po', ho qualche dubbio. Sulla Serie C? Sulla Serie C, certo. Giocatori inamovibili? Castellini e Russotto. Abbiamo visto, ha fatto un gol davvero strepitoso ad Aci Sant'Antonio sul calcio piazzato. A prescindere, ma gioca bene sulla fascia. Ricordiamoci, Castellini conduce il pallone con il destro, ma crossa con il sinistro. Questo lo fanno ben pochi giocatori. Quindi io conducevo col destro. Hai fatto due nomi? Due nomi, sì. Su 25 della rosa? Sì, gli altri in Serie C non lo so, perché la Serie C del prossimo anno chissà che ci sarà. È molto difficile, secondo me. Quindi tu solo due giocatori? Solo due giocatori. Quindi rifondarlo completamente? Sì, è rifondato. Dobbiamo cercare nuovi giocatori e spendere ancora un'altra volta tanto quanto. Ho capito, questo insomma il pensiero di Salvo Pappalardo. Invece Marco Sud sul Catania, Catania sì, ci saranno delle scelte che comunque due giocatori mi sembrano pochini, qualcuno magari gliela aggiungerei, c'è lo stesso Jefferson, poi non so ora quello che faranno quei due che ha detto il collega Salvo. Io presumo che saranno anche loro riconfermati, perché hanno fatto bene in questo campionato, però c'è tanto da dire, c'è tanto da vedere, perché il campionato di Serie C ovviamente non è il campionato di Serie D, i valori sono diversi, sono differenti, quindi bisogna fare tante valutazioni, però di spendere lo stesso non credo, perché se tanto da tanto, io penso che il campionato di Serie C il Catania spenderà il doppio di quello che ha speso.
sempre permettendo, ecco, perché anche poi perché l'obiettivo della società è quello di arrivare, molto in alto, quindi non penso che basteranno quei 3 milioni, 3 milioni e mezzo che sono stati spesi. Scusami, caro collega, evidentemente quando tu vai ad affrontare una situazione devi renderti conto di tuoi, dei tuoi avversari, di quello che fanno, certo, di quello che non fanno. Io perché ho detto 30 giugno è una data fatidica? Perché da 1 luglio bisogna vedere chi sarà confermato e chi saranno i nuovi. Assolutamente. Sì, io prenderei Guido Angelozzi, boom, io prenderei Guido Angelozzi e gli farei fare la squadra a Guido Angelozzi, io. Ma Guido vuole 10 milioni, 8 milioni, 6 milioni, questo non lo so. Se io fossi presidente mi prenderei Guido Angelozzi. Ma io penso che l'aspetto economico comunque conta fino a un certo punto, perché da quello che mi pare di aver capito, in ogni caso, Pellegrini non è comunque uno che si tira indietro sotto questo punto di vista. Quindi lì si vedrà l'aspetto tecnico, cosa si vorrà costruire, con chi si vorrà costruire, e quindi lì si faranno tutte le valutazioni del caso. Poi, farà sì, grella, che sta continuando grella a fare, anche perché esatto, alla squadra è stato detto giocate al massimo, perché esatto, vi giocate voi la riconferma o meno. Allora andiamo a sentire Ferraro cosa ha detto dopo il derby, a proposito di Ferraro di cui parlava Salvo Pappalardo, insomma sulla riconferma o meno, perché ancora la società non ha chiaramente detto della riconferma, no, di tutto Ferraro. È possibile, tutto è possibile. Tutto è possibile, vinco e vado via e rimango un eroe. Un eroe, sicuramente un eroe. Ricordo. E avrò altri contratti. Sentiamo Ferraro. Catania, fin quando ci sono partite ufficiali, bisogna sempre solo pensare a vincere. Non guardiamo più la classifica, perché non guardiamo neanche questi, non so, record, che siano sempre questi record, non va bene, bisogna il Catania, bisogna mettersi la maglia addosso, bisogna vincere. Oggi faccio i complimenti alla Cireale, perché è una squadra che, visto con un grande spirito, un grande tenace, però ancora una volta il Catania con i calciatori che si sono abituati a questo tipo di campo, a questo tipo di partita. I campi poi non devono essere un alibi, perché poi alla fine oltre il campo è stretto, oltre il campo non è idoneo, poi alla fine noi siamo dei calciatori e bisogna adattarsi sulle condizioni che abbiamo, perché poi non è i campi sono degli alibi, perché alla fine però ha fatto una buona partita, un anno che non giocava, viene da un infortunio, lo stesso Giovinghi si è mosso bene tra le linee, ha preso la palla, poi voglio dire, cioè, gli alibi non bisogna regolare, quando uno ha la possibilità di andare in campo, di dare il massimo, come sono contento come è andato per Respini, sono contento per Palermo, per questo alla fine il Catania quando c'è delle possibilità che qualcuno deve giocare, bisogna mettersi in condizione di farsi vedere, bisogna sfruttare al massimo, non è che poi con una rosa così ampia ci sono tante, tante possibilità. Penso che questi ragazzi hanno voglia di dimostrare il valore che già l'hanno dimostrato nel loro passato, nelle categorie che hanno giocato, che sono giocatori che quando si mettono questa maglia del Catania bisogna sempre solo vincere, perché alla fine sono le risposte migliori, perché poi alla fine dopo, sempre oggi abbiamo fatto la 14ª vittoria, se non mi sbaglio, cioè pensare sempre a vincere, a vincere, a vincere, della testa che si potrebbe avere un calo, invece noi non l'abbiamo, perché loro capiscono che quando giochiamo bisogna giocare sempre solo per vincere. Sempre molto sincero Giovanni Ferraro, volevi sottolineare un aspetto di quello che ha detto Ferraro? Sì, volevo sottolineare un aspetto, perché lui ha detto non prendo nessun alibi, non ho nessun alibi, perché i campi, nonostante il campo, perché il campo di AC Sant'Antonio, dobbiamo dirlo chiaramente, non era un campo tanto regolare, perché era molto, ma molto, cioè, è stato curato, è stato sistemato, però si vedeva che aveva delle imperfezioni. I giocatori tecnici come il Catania, nonostante tutto, sono riusciti ad adeguarsi a questo campo, e quando ti adegui a questo campo vuol dire che hai la qualità giusta per poter giocare a calcio anche le misure, anche nelle misure stesso. Quindi questa è una grande qualità di questo Catania, adattarsi anche a questi terreni di gioco. E sì, poi piace la mentalità di questo Catania che non molla, no? No, poteva anche rilassarsi, invece. Io invece vorrei spendere due parole sul campo di AC Sant'Antonio. Vediamo le immagini, lo chiediamo alla nostra Lucy Gullotta. Perché io da 50 anni sono stato al campo di AC Sant'Antonio, quando l'AC Sant'Antonio era in promozione, e c'era Mine Capilli, c'erano grandissimi giocatori di promozione. Il campo è stato rifatto, sembra che manca la cura, mentre una volta un tempo c'era un custode, impiegato comunale, dipendente del comune di AC Sant'Antonio, oggi non c'è più nessuno. Ricordiamoci che il campo di AC Sant'Antonio lo ha fatto costruire l'onorevole Urso, Democrazia Cristiana, quando all'epoca i miliardi c'erano per i campi.
Insomma, c'era un'altra politica. Un'altra politica. Diciamo questo, i soldi perché l'argomento è molto importante. Venivano spesi. Allora, torniamo agli allenatori, sentiamo Ignoffo, così insomma cerchiamo di capire un po' se la Cireale, insomma, che conosce bene Marco Sciuto, riuscirà in questa impresa, perché sembra davvero un'impresa titanica, sembra quella di tirarsi fuori dai play-out, quantomeno. Sì, sì, è titanica davvero, vedremo cosa succederà. Sentiamo Ignoffo, che comunque ringrazia la squadra anche per l'impegno mostrato contro il Catania, sentiamo. Mister, dispiace per il risultato, un'ottima Cireale, però ahimè è bastato un calcio piazzato del Catania per perdere almeno un punto. Sono un po' stanco di sentire ottimo Cireale, buona prestazione, purtroppo noi non ci possiamo permettere di non fare punti, al di là del fatto che si chiami Catania o meno, l'obiettivo era cercare di fare a tutti i costi punti. Abbiamo fatto delle cose discrete, molto meglio il secondo tempo, una parte finale dove abbiamo creato 7-8 traversoni pericolosi, però dobbiamo essere più incisivi, dobbiamo far gol, perché altrimenti dopo diventa comunque complicato, perché il gol lo dobbiamo mettere in preventivo, ci può stare che tu subisca gol, dobbiamo essere più cattivi e cinici là davanti, soprattutto sotto porta. La speranza era quella di portare qualche punto a casa prima di Pasqua, anche perché ci sarà uno stop e poi si giocherà a Marigliano, Mariglianese che ha vinto oggi fuori casa, quindi insomma campionato che non è per niente scontato. Non è scontato e non è finito per nessuno, perché ci sono ancora punti in palio da poter raccogliere, e sicuramente al di là di tutto ovvio che è importante farne più possibile e poi tirare le somme, perché se ci mettiamo lì a pensare alle altre squadre perdiamo di vista quello che è il nostro percorso ed è più importante degli altri. Mister, classifica che non sorride, lo sappiamo, ma adesso è inutile guardare, bisogna far punti e basta. Te l'ho appena detto. Dobbiamo cercare di fare il più possibile, anche a scapito delle prestazioni, cercare di essere meno belli sotto certi punti di vista, anche se poi non abbiamo fatto una bellezza estetica di questa gara, ma abbiamo fatto una bellezza a livello di atteggiamento, soprattutto con una squadra che sta stracciando questo campionato, già l'ha fatto, e di conseguenza sapevamo bene o male le qualità che avevano gli avversari. Però quando ci capita l'occasione dobbiamo sfruttarla, perché altrimenti diventa complicato. Oggi ci si mangia le mani per i punti persi in passato, anche per carità ingiustamente. Capisco che con i se e con i ma non si fa il calcio, però ad oggi sicuramente pesa. Tutto il percorso pesa. I punti lasciati per strada sono punti lasciati per strada. E penso che alla fine sia importante quello che andremo a fare nelle prossime, soprattutto dalla prossima diretta, quindi con la Marigliana. Non ci possiamo permettere né di guardare gli altri né di pensare cosa abbiamo perso, cosa abbiamo guadagnato, ma soprattutto guardare la realtà in faccia e fare il massimo possibile. Chi ha giocato questi campionati sa cosa vuol dire una fase così delicata, cosa si trasmette, ecco, alla squadra, soprattutto per far capire che non si può più sbagliare. La cosa che posso trasmettere è che ci dobbiamo credere sempre fino alla fine e pensare a lavorare, ma ripeto, dobbiamo cercare di sfruttare tutte le situazioni possibili e immaginabili. Salutiamo gli amici di Radio Night, vedevamo la barriera della Cireale schierata con un numero esiguo di uomini appunto in barriera nell'occasione della punizione di Russotto. Allora, prima di vedere classifica e chiaramente anche prospettive in queste ultime quattro partite della regular season, andiamo a sentire Mario Conti, chiedo per un amico, che chiude un po' il discorso Catania, perché chiaramente ormai bisogna guardare avanti, bisogna guardare anche ai progetti futuri, senza perdere di vista chiaramente queste quattro partite. Beh, e domenica con la San Cataldese, insomma, ci sarà anche un pubblico importante. Posso dire una cosa? Certo. Ricordiamoci la partita di andata, io ho detto tutto. E anche quella della Coppa Italia. No, la San Cataldese ha eliminato il Catania. Ricordate cosa ha fatto Infantino nella partita di andata. Non mi accendere, diciamo. No, vai, non vorrei che ci siano ancora. No, speriamo di no, ormai. Dai, è tutto in allegria. Dai, sì. Perché Piero Infantino è un grande allenatore. Sì, dobbiamo rasserenare gli animi. Voleva un punto e l'ha ottenuto. Esatto. Allora, sentiamo Mario Conti e poi subito andiamo in casa Cireale. Un
Amici rossazzurri, buonasera. Che dire, avete trascorso delle belle vacanze di Pasqua, abbiamo anzi trascorso delle belle vacanze di Pasqua, con il Catania già serenamente promosso da un bel pezzo. E diciamo la verità, non eravamo abituati a Catania a questo genere di cose, essere promossi, essere pronti per un progetto importante e sapere che la società sta lavorando per poter migliorare giorno dopo giorno. Diciamo che le gestioni precedenti ci hanno fatto solamente vivere così momenti di esaltazione, ma il futuro era sempre incerto e nebuloso, mentre adesso si ha la certezza che è solamente questione di tempo. Si fanno innumerevoli nomi per quello che può essere gli aspetti tecnici, gli aspetti manageriali, però questa società, e mi piace sottolinearlo, a me piace tantissimo il modus operandi di questa società, non fa traballare nulla. Quindi tutte le congetture che voi sentite in giro per l'etere, sui vari social media, sono solamente frutto della fantasia di chi in quel momento potrebbe stare tranquillamente zitto e non proferire parola, perché onestamente in questo momento nessuno vuole rinunciare alle questioni di cuore, perché se dovessi essere io a fare la squadra del Catania, io come Mario Conti, confermerei assolutamente tutti. E sarebbe un errore, l'errore che fece Massimino nell'83 quando confermò in toto tutta la squadra, mentre era evidente che per confrontarsi in quella Serie A di 16 squadre fatte di Zico, di Platini, di giocatori immensi, si aveva bisogno di un tasso tecnico certamente diverso di quello che era l'aspetto tecnico di quel Catania. Vabbè, acqua passata, il pallone è totalmente diverso, questa società sa cosa fare, fortunatamente non saremo noi a prendere le decisioni. Sanno cosa fare, a chi affidare la squadra, se confermare o meno questo tecnico. Io posso dare solamente un consiglio, visto che i giocatori stanno esattamente come tutti i giovani, almeno 12 ore al giorno sui social, sentono, leggono e metabolizzano, quindi andiamoci piano con i commenti, andiamoci piano con le nostre congetture, godiamoci l'ennesima festa che ci sarà domenica contro la San Cataldese, che ricordiamo è una delle tre squadre ad aver pareggiato contro il Catania. La sconfitta è stata fatta contro il Santa Maria Cilento, che affronteremo poi nell'ultima in casa. Quindi che dire, godiamoci questa festa diluita nel tempo, non eravamo abituati sicuramente a questo genere, a questo aspetto di Catania promosso con ampissimo margine. E che dire, a domenica, forza Catania! Grazie Mario Conti, che aspettiamo qui in studio per le nostre consuete chiacchierate, sempre acuto nei suoi giudizi e nelle sue analisi. Lasciamo l'argomento Catania per il momento e chiaramente accendiamo i riflettori sulla Cireale. Però prima di farlo andiamo a vedere anche la situazione di classifica, quindi risultati e classifica e prossimo turno a 4 giornate dalla fine. Allora, campionato di Serie D, che è relativo appunto ai risultati di giovedì scorso, insomma li conosciamo tutti chiaramente, sorprende un po' questo Canicattì-Locri 3-3 pieno di gol, così come la caduta incredibile del Ragusa, che perde sia a Trapani 2-0, ma che nella prima parte della stagione stava nel settore sinistro della classifica. E poi, insomma, di risultati particolari c'è anche la vittoria del Paternò di Campanella sul campo del Cittanova per 1-0. Andiamo a vedere i riflessi della classifica, 4 giornate dalla fine della stagione regolare. Catania 81 punti, Locri 57, Città di Sant'Agata 51, Trapani 46, Licata 45 insieme alla Vibonese a chiudere la cosiddetta zona playoff, che conta relativamente perché insomma, chi vince i playoff entra in questa famosa griglia di possibili ripescaggi. Poi San Cataldese e Lamezia 42, Santa Maria Cilento e Canicattì 38, Castrovillari 35, qui comincia la zona pericolo, stiamo tenendo fuori Canicattì e Cilento, perché sì, sicuramente siamo stati così inebriati dalla Pasqua e quindi li mettiamo fuori. Sì. Allora diciamo che le ultime due come al solito retrocedono direttamente, le altre quattro vanno ai play-out, quindi intanto vediamo la classifica completa: Castrovillari 35, San Luca e Paternò 34, Ragusa 32, Cireale 31, Real Aversa 30, Cittanova e Mariglianese 24, che sembrano quasi spacciate.
se fosse finito il campionato alla 30esima, Cittanova e Mariglianese sarebbero andati in eccellenza. Playout tra Real Aversa, Acireale, Ragusa e una tra Paternò e San Luca. Si sarebbe salvato una tra San Luca e Paternò, adesso non conosco esattamente i confronti diretti, e il Castrovillari certamente. Ci sono ancora però 4 partite, quindi ci sono 12 punti in palio. Allora, Marco, vediamo il prossimo turno e poi mi direi come si salverà la Cireale senza i playout. Catania San Cataldese, Sant'Agata Cittanova, Licata Cilento, Locri Lamezia, Paternò Canicattì, Ragusa Castrovillari, San Luca Trapani, Mariglianese Acireale e Vibonese Real Aversa. E allora, tu dai la Mariglianese già per spacciata? Ma io direi di no, perché la Mariglianese comunque domenica giocherà contro la Cireale la partita della vita, la classica partita della vita da dentro e fuori, perché con 24 punti spera ancora di potersi ancorare ai playout. Quindi ci sarà comunque una partita difficilissima per la Cireale lì nel campo neutro, perché la Mariglianese, non dimentichiamo che gioca in campo neutro, quindi non avrà a disposizione il fattore campo. Perché sì, perché loro nascono come una società, sì, soprattutto che punta sui giovani. Sì, loro puntano sui giovani quest'anno, diciamo che poi alla fine hanno anche indovinato i giovani. Sì, 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 dico in generale, come filosofia societaria, come filosofia, se stanno in eccellenza in Serie D, non importa, non cambia moltissimo, però venderanno la pelle, la venderanno cara, perché è comunque una squadra che non ha vinto fuori casa, ha battuto la Lamezia. Marigliano Cireale sarà una partita molto difficile. Torniamo sulla classifica. Allora, come si salva la Cireale? Ha 4 partite: Marigliano in trasferta, Locri in casa o comunque girovagando per la Sicilia, Paternò in trasferta e chiusura col Sant'Agata in casa. Allora, questi sono i numeri. Questi sono i numeri. Con mettiamo 3 vittorie, per esempio, arrivi a 40 punti. Arrivi a 40 punti, potresti anche salvarti a 40 senza punti. Play-out, senza i playout. Sì. Anche se con la vittoria appunto del Paternò domenica, io penso che comunque si sia alzata un po' l'asticella della soglia della salvezza senza i playout. Che a questo punto i 40 potrebbero anche non bastare. Potrebbero bastare i 41, siamo lì, però diciamo che per punti, dire 10 punti su 4 partite siamo lì, punti. Perché è media promozione, media impossibile, però sai, esatto. Nel finale di stagione magari poi può succedere tutto, è però molto difficile, perché stiamo vedendo appunto, non facciamo conteggi così, non faccio conteggi perché abbiamo pensato all'ultimo, a prescindere dalla scaramanzia, ma mi sembra molto difficile. Sì, infatti, invece qua pensiamo a Ragusa, chissà cosa può succedere a Ragusa, che Ragusa è invischiato anche il Ragusa. Sì. Ragusa anche caduta libera, nella stessa situazione, non è tanto facile, certo. Allora, quindi perché la Cireale si trova in questa posizione? Allora, te lo chiedo perché hai seguito quest'anno, anche gli anni scorsi, la Cireale, e quindi sai sicuramente più di noi. Spiegarlo alla gente che magari vede la Cireale quest'anno e dice: ma come, l'anno scorso stava su, stava lottando fino all'ultima giornata per la promozione in Serie C, e quest'anno invece deve lottare per non retrocedere in eccellenza. Cosa, sì. Allora, quali sono le 3 ragioni? Te ne chiedo 3, non ne dico 4, 3 ragioni in cui tu spieghi a Pappalardo, che è arrivato da Marte ed è un marziano e ti chiede perché la Cireale è terz'ultima in classifica. Allora, le ragioni sono presto spiegate, perché intanto la Cireale dello scorso anno non è rimasto niente. Perché sono stati confermati, sì, quei 3-4 elementi, anche chiave, perché Capitan Savonarola e ad altri elementi magari erano nella rossa della vecchia stagione, va bene, sono stati confermati. Però è anche vero che è stata tutta una squadra che è stata rinnovata. Più giovane, si è puntati necessariamente non per un campionato di avanguardia, ma per mantenere la categoria e per divertirci, sbagliando ovviamente, perché sono state fatte delle valutazioni sbagliate. Sono stati cambiati diversi allenatori, sono stati cambiati 2 direttori sportivi e alla fine si è giunti a questa conclusione, perché la squadra in campo ha avuto diverse battute d'arresto, che poi parlavamo di episodi, gli episodi che condizionano le gare. Dice: il Catania ha vinto con una punizione. Ora la Cireale ha subito degli episodi tutti negativi, perché il più delle gare li ha perse al 90esimo, 94esimo. Oppure ne hanno raggiunte proprio nel pari. Quindi ha perso una serie di punti
tutti alla fine, sul finire di questa, delle partite. E questa è la prova lampante di una squadra che non regge l'urto, che ha una difficoltà incredibile a stare sul pezzo, sulla partita. Di concentrazione, mancanza di concentrazione, mancanza di serenità, è anche un discorso anche di giovani, perché sono anche tutti giovani, tutte quanta gente che comunque anche di prima esperienza, però i grandi non hanno saputo dare l'apporto ai giovani, quello giusto, e ci troviamo purtroppo ancorati in queste ultime posizioni di classifica. Io vorrei farti una domanda così aleatoria, ma io non riesco a capire, un tempo c'era il famoso cartellino. Questo cartellino della palestra, c'erano giocatori che per 10 anni, 15 anni giocavano con la palestra. Turi, Giuffrida, Cina, ha giocato per 15 anni alla palestra. Missale c'è il record di 24 anni nella palestra. Cosa vuoi dire? Voglio dire, questi benedetti cartellini, ma perché li devono dare, li devono liberare? Il giocatore non è vincolato a vita. Punto interrogativo. Una volta magari era così, ormai più ha cambiato tutto. Con la legge Bosman, a parte parliamo di dilettanti, dilettanti, ma allora il suo cartellino a che cosa serve? Niente, ormai non c'è più niente, più. Ormai comanda i procuratori. Ecco, diciamo, il procuratore, cioè il procuratore popolato dice oggi alla Ciriale, domani alla Mezia, domani così. In Sardegna, ma... e poi vai a giocare in Bosnia o in Romania. Scusami, il calciomercato oggi a tutti i livelli lo fanno i procuratori. E questo siamo d'accordo, ma allora che senso ha? I direttori sportivi non allora valgono non più niente, non tutte conta, le squadre. I direttori sportivi non contano più niente, pochissimo. No, no, non per sminuire il loro ruolo, no, ma non hanno più quel ruolo di una volta. Certo, il sportivo lo vincolava per 4 anni, 5 anni, e poi c'era l'affetto per la maglia. Io rosso azzurro una vita... Non c'è più. Allora, mi fanno una cosa bella, lo sai cos'è per chiudere la discorso? Sì, andiamo a chiudere. La cosa è bella che dicono, per rimanere insieme in un rapporto ci deve essere la ragazza che deve voler stare con me. Non è che io devo amare necessariamente quella ragazza e quella ragazza è innamorata solamente di me e basta. Devo avere anche l'apporto di questa ragazza. Il consenso. Se quella ragazza il consenso non mi ama, io non è che posso rimanere con lei a vita. Certo. Ok, insomma, questa è la situazione. Allora, secondo te, Marigliano. Un grande amore per sempre. Un grande amore per sempre. A livello solitario, tanti errori, inevitabilmente. Evidente. I tre cambi: Marchese, Costantino e poi adesso Gnoff. Insomma, veramente. Un papocchio al di là degli alibi tecnica. Perché poi gli alibi ne possiamo trovare tantissimi, certo, il terreno, il campo, di gioco, il campo, qui c'è la responsabilità dell'amministrazione, fammelo dire, sì. Responsabilità dell'amministrazione a lì non abbiamo avuto il nostro terreno di gioco dopo 2 anni di lavori interminabili all'ACE Galatea, e purtroppo ci avevano promesso a ottobre, poi ci avevano promesso a novembre, ci avevano promesso poi per la a partita gennaio, col Catania ci avevano promesso per la partita col Catania, poi volevano fare optare per un opportuno slittamento, perché non dimentichiamo che la partita del Catania è stata chiesta alla Lega di slittare la partita per il 19, sì, in modo che la Cicalatea si poteva consegnare, però la Lega giustamente ha fatto le proprie valutazioni chiedendo anche la disponibilità al Catania, il Catania ha dato parere negativo, ma anche perché ci sono anche squadre che giocano contro la Cireale, certo, quindi perché dobbiamo andare a slittare queste partite, e tra l'altro coinvolte nella lotta per anche, non retrocedere, evidente, esatto, non potevano conoscere i risultati degli altri, quindi non potevano fare una cosa di questo. E allora andiamo a vedere, abbiamo visto anche il prossimo turno, insomma, ti dicevo quanti punti Meriglianese, Locri, Paternò e Sant'Agata, tu dici 9, ma io direi anche 9-10 punti, però sarebbe una cosa proprio incredibile per quello che abbiamo visto ora per la Cireale. Impossibile, no? Sì, io infatti da tifoso, però non posso. Sentite, invece in Eccellenza ci sono due gironi dove non mancano appunto a 90 minuti alla fine della regular season, insomma, gli interessi del girone A e nel girone B. Bellissimo. Andiamo a vedere il girone A, perché c'è un solo punto tra Agragas ed Enna, questi sono i risultati, sono spettacolo sabato. L'Enna che insomma, ha passeggiato sulla Parma un ballo 11-0, mentre ha pareggiato, incredibile, a Misilmeri l'Agragas 1-1. Guardate la classifica, andiamo a vedere la classifica che vede in testa l'Agragas a 90 minuti dalla fine. Sì, con giocherà in casa. Giocherà in casa, però sì. Andiamo a vedere la classifica. È Serie D. Del girone A di Eccellenza, eccola che arriva. 69 con 68 punti, poi Profavara 61, Misilmeri 52, Mazzarese 50, questa è la parte alta. E vediamo il prossimo turno con l'Agragas che giocherà in casa contro il Resuttana. 5-0. Pappalardo dice 5-0. Lenna invece giocherà sul campo della Profavara, terza in classifica.
In bocca al lupo a Pippo Strano. Andiamo al girone B, dove anche qui insomma, non mancano gli interessi degli ultimi 90 minuti. Questi risultati, il Modica che batte il Mazzarone 1-0, la Siracusa che fa suo la stracittadina con il Real di Vittorio Iemma 4-0 e la Nuova Egea che passa soffrendo sul campo del Santa Croce. Vediamo la classifica prima del prossimo turno, l'ultimo 65, anche Egea Virtus, Siracusa 64 e poi Taormina 59, Modica 51, Leonzo 51. Però caro Pappalardo, sì? Il Modica in questo momento è dentro i playoff. Sì. Però domenica gioca in casa dell'Egea Virtus. Ai. E il Taormina è in casa, quindi se non dovesse far punti il Modica, non partecipa ai playoff, perché siamo sopra gli 8 punti. Ok? Sì, siamo sopra. Quindi guardiamo il prossimo turno, veramente incredibile. Caspita, cosa stai insinuando? Che il Modica deve riuscire a far risultato a Barcellona. Barcellona. Anche un pareggio è sufficiente? Anche, ma con un pareggio rischia di essere superato dalla Siracusa. Siracusa. Perché la Leonzo non potrà fare i playoff, è fuori. La Leonzo è fuori, abbiamo visto i numeri. Sì. Il calcio è bello per questo. Ma c'è anche un po' di interesse, a proposito di interesse, di agonismo e di campionati avvincenti. Vedremo. Allora, vi faccio vedere le immagini di Siracusa, Real Siracusa 4-0 nel commento di Maurilio Abela. Netta vittoria del Siracusa che supera 4-0 il Real Siracusa, giornata prepasquale con sfida impari tra le due squadre del capoluogo in una gara in cui a fare la differenza, oltre al superiore tasso tecnico degli azzurri in maglia bianca, sono state pure le motivazioni. Pronti via, Fradantonio impegna Glianocchi e respinge il suo tiro in angolo. Al 12° l'arbitro annulla il gol di Arkhen per fuorigioco, ma 11 minuti dopo la rete è valida. Il martinicano si fa trovare pronto sul traversone basso di Ficarrotta, ben lanciato in profondità da Privitera. Facile per l'attaccante spingere la palla in porta. Al 27° ci prova Montagno e il portiere biancorosso devia in angolo. Al 35° Arkhen concede il bis. Su cross di Maimone controlla, tira e segna. L'unica vera azione da gol il Real la costruisce al 43° con un bel tiro di Miraglia, alto di poco. A inizio ripresa Camara prende il posto di Ficarrotta e al 20° propizia il rigore che chiude definitivamente la partita. Dagli 11 metri Iraci si fa respingere il tiro da Aglianò, ma al secondo tentativo non sbaglia. Passa un quarto d'ora e Belluso realizza la quarta rete dell'incontro con una conclusione da posizione angolata deviata da un difensore avversario. Nel finale l'arbitro espelle Brancato e Camara, unica nota stonata di un bel pomeriggio di sport. Prima di salutarvi sull'eccellenza vorrei proprio una sintesi su questo Siracusa di Cacciola. Sì, questo Siracusa di Cacciola che comunque ha fatto, dicevamo poco fa, ha fatto davvero un girone di ritorno impressionante con una serie di vittorie che magari pensandoci bene, se l'inizio era migliore di quello che era l'andata, c'è stato il cambio, ma tutto anche uno stravolgimento di calciatori, che io ricordo anche calciatori della Cirene che sono passati anche direttamente a Siracusa, lo stesso Palermo, lo stesso Arquin, hanno rafforzato direttamente anche la squadra del Siracusa. Quindi complimenti comunque al Siracusa che sta facendo un grande campionato e rischia di non salire per un punto. Questo è un momento, rischia di non salire, no, perché ancora ci sono i playoff e sicuramente... Sicuramente, però... Non vorrei che Enna Siracusa, cioè, la finale Enna Siracusa, dove ci sono due amici miei, Pippo Strano e Cacciola, non saprei per chi fare. No, i percorsi dovrebbero essere diversi comunque dei due gironi. Dei due gironi, sì. Sì, sono diversi. Sono diversi. In finale, interregionale. Allora, devo andare a chiudere, vi faccio vedere le grafiche della promozione velocemente, e perché appunto tra poco parleremo di scherma con il maestro Gianni Sperlinga. Intanto andiamo a vedere... In promozione finita la regular season, dopo una settimana di pausa, questi sono i playoff promozione per quanto riguarda il girone A: Accademia Trapani Camarat, Pulgatore San Vito Lo Capo, sono partite secche, lo ricordiamo. Nel girone B soltanto una partita perché c'è troppo divario tra la quinta e la seconda, quindi Lascari, Cefalù, Castelbuono. Nel girone C Belpasso, Aci Sant'Antonio, bellissima partita, e riposto Catania San Pio X. Il mio San Pio X, incredibile. Ma non fare l'ultra in incredibile, non ci posso credere. E poi nel girone D c'è la vittoria con l'Atletico Catania 1994 che aspetta la vincente per la finale, perché l'Atletico 94 di Di Maria, eccole qua, e aspetta l'avversario tra Gela e Vittoria per quanto riguarda il girone D, ed è arrivato secondo, comunque al primo posto lo ricordiamo, il Motta.
Volevi aggiungere qualcosa Sì, veloce? voglio aggiungere velocemente la San Pio X, è una delle più anziane squadre di Catania. Bene. Dopo l'Ardò Sales, 1973, compie 50 anni la San Pio X. Quando 50 anni di attività. verrà pubblicato il tuo libro Il calcio ai giovani? Oh, lo stiamo elaborando, abbiamo fatto delle correzioni, ci sono 250 pagine di testo e Aspetta. 50 pagine di fotografie. A fine mese vi farò sapere. Grazie, grazie Salvo Pappalardo Grazie a per essere voi. stato con noi. Tornerai tra qualche settimana per parlare dell'impiantistica, perché faremo una Sì, puntata con ad molto hoc, piacere, con molto piacere. con tanto di dettagli e di situazione a Catania e provincia. Grazie a Marco Sciuto, in bocca al lupo, ci vediamo Grazie, presto. ci vediamo presto Umberto, grazie a Grazie. voi. Linea alla regia, torniamo tra pochissimo con il maestro Gianni.